mostre online, questa nuova forma di esposizione, questa forma resiliente nata dopo la pandemia, a causa della pandemia. Il Museo Diocesano, nonostante la zona arancione, decide di regalare bellezza alla città. Sì, la mostra Icone del Rinascimento, che siamo costrette a inaugurare a porte chiuse, con l'auspicio che presto, transitando in zona gialla, si possa riaprire al pubblico. La mostra espone tre opere scultoree rinascimentali provenienti dal territorio diocesano. In modo particolare una Madonnina di fine 400, un busto marmoreo di un ignoto scultore attivo in Sicilia, proveniente dalla chiesa parrocchiale di Orti Inferiore. Poi ancora la statua raffigurante il San Basilio Vescovo, proveniente dall'antica città di Sant'Agata, ove era una chiesa dedicata a San Basilio, e adesso custodita a Cataforio. È opera di uno scultore carrarese, Giambattista Mazzolo, che la realizza assieme al figlio Gian Domenico nel 1535. E poi la Madonna con Bambino proveniente da Vito Inferiore, che chiude il secolo nel 1587 e si deve ad un artista messinese, Rinaldo Bonanno, un artista che conosce Michelangelo, ma lo conosce attraverso il Montorsoli. Giovanangelo Montorsoli, allievo di Michelangelo, è presente a Messina a cavallo della metà del Cinquecento. Tre opere, perché tre? E poi soprattutto tre opere molto significative, forse anche troppo considerato il periodo che stiamo attraversando. Il Museo Diocesano non ha grandi dimensioni, ecco, quindi che nel suo spazio espositivo accoglie, in dialogo con la collezione permanente, tre testimonianze che vogliono in qualche modo essere esemplari di un itinerario ben più ricco legato alla scultura rinascimentale che è possibile visitare in loco nei borghi della nostra diocesi, ma dell'intera provincia Regina. Quindi sono esempi, insomma, della provincia, di quella particolare forma di bellezza che è custodita dalla provincia Regina. Assolutamente sì, e ciò che ci piace sottolineare ed evidenziare è come queste opere siano di straordinario pregio e rilievo storico-artistico, ma siano, non dimentichiamolo, espressione di una forte devozione, quindi legate ai borghi, alle comunità che le hanno volute nei secoli, custodite, e che dinanzi a queste immagini si raccolgono in preghiera. Come è possibile visitare la mostra? Quali sono i canali ufficiali per poter ammirare tutta questa bellezza? Come ormai chi segue il Museo Diocesano sa, ma è un po' un atteggiamento, un comportamento che condividiamo con tutti i musei in questo tempo così particolare, la presenza online, la presenza sulle pagine social. Questa mostra è parte di un progetto più ampio che si chiama L'Arte Racconta, al quale sui social sono dedicate delle pagine e dei profili di approfondimento che accendono attenzione nel tempo, settimana dopo settimana, su alcune opere, approfondendone appunto la conoscenza.